Oh Rivo, belli i tuoi video, eh? Ma durano troppo. Dovresti farli durare 3-5 minuti al massimo, non puoi tagliare. Chi ce l'ha tutto quel tempo per vederli? La vita viaggia ad un'altra velocità. Ma poi scusa, perché non togli quella luce dagli occhiali? Non ti si vedono gli occhi, specie con quegli occhiali da nerd che ti sei preso gli ultimi. Sembri uno dei Minion. Poi anche tu, una volta c'è la barba incolta, una volta te la sei appena fatta, decidi. O sempre sì, o sempre no, cioè, non puoi cambiare look così di frequente, devi avere una certa solidità d'immagine. Poi te lo devo proprio dire, ma tagliati quei peli del naso che fanno veramente schifo, non si possono vedere. Bene, allora oggi proverò a fare tesoro di questi preziosi consigli, proverò a fare tutto velocissimamente. Oggi vi parliamo di Sanacore degli Arma Megretta, che ha compiuto 25 anni. È davvero un grandissimo disco, è bellissimo. E vi lascio allora con il brano migliore del disco, si chiama Nude Scurdal, e per fare prima lo metto a 45 giri, così siamo ancora più veloci. Mi sono innamorato di Napoli quando avevo poco più di 20 anni, era così diversa da Bristol. Sono venuto qui per il calcio, ho fatto festa fino a tardi, mi sono perso e ho conosciuto tanti nuovi amici. Ho avuto modo di conoscere la scena musicale locale ed ho conosciuto Raiz. Mi ha fatto visitare a fondo i quartieri antichi e mi ha mostrato il ventre, il sangue e l'anima della città. Gli Arma Megretta sono diventati una radice che mi tiene legato al luogo di nascita di mio padre. Robert Del Naya, H3D, dei Massive Attack. Accettiamo volentieri i consigli che ci vengono dati, quindi oggi cercheremo di essere molto stringati e di farvi vedere il disco numero 13 di 101 che dovete assolutamente avere nella vostra discografia, e cioè Sanacore degli Arma Megretta, pubblicato 25 anni fa, tant'è vero che c'è proprio la edizione del 25esimo anniversario, è uscito in un'edizione speciale con due brani inediti su due vinili. Il primo, Rosso Sangue, bellissimo, e il secondo, Arancione, che poi sono anche i colori che si vedono nel tipico cuore napoletano. Sfatiamo quindi anche un altro mito, e cioè che non vi parliamo mai di musica italiana. In questo caso, più che italiana, napoletana e cantata in dialetto. Questo disco è la quintessenza della napoletanità, un incrocio di razze, religioni, popolazioni di varia provenienza che buttano il seme della loro cultura, estremamente eterogeneo, e ne esce una sonorità dalla fortissima personalità. Questo è un disco dub, trip hop, reggae. Gli Arma Megretta, più che una band, sono un collettivo. Infatti negli anni il loro line-up è cambiato tantissime volte. L'unico personaggio che rimane sempre all'interno degli Arma Megretta è Gennaro T, ovvero Gennaro Tesone, il batterista. Poi abbiamo Pablo alle tastiere, Fefo, ovvero Federico Forconi, alla chitarra, poi Formix, ovvero Mario Formisano, al basso, e Raiz, al secolo Gennaro della Volpe, nome tipico napoletano, alla voce, Salvatore Zannella alle percussioni e Albino D'Amato come sound engineer. In questo album ci sono 13 tracce, le 11 originarie più due inediti, uno dei quali è un tributo a D-Rad, Stefano Facchielli, che era anche l'ideatore del sound Alma di questo disco. Il secondo inedito, Hertical Dub, è mixato da Adrian Sherwood, che è stato anche colui che ha dato l'impronta finale a questo album, curandone il mix presso il suo studio On New Sound a Londra. Adrian Sherwood è il personaggio di riferimento per la musica dub
inglese e mondiale. Ha lavorato con i Cold Cut, i Depeche Mode, i Primal Scream, i Pop Will Eat Itself. Due parole sulla musica dub. È nata sul finire degli anni 60 in Giamaica con il reggae. In pratica cosa succedeva? I 45 giri contenevano un lato B dove c'era lo stesso brano del singolo senza però la traccia vocale. Quindi nei dance floor dell'epoca in Giamaica si usava mettere su il lato dub, la dub version, e poi improvvisarsi cantanti ricantando sopra le note del brano oppure lasciando che fosse il pubblico a farlo. Questo poi divenne negli anni 70-80 un vero e proprio genere, staccandosi dal brano originario. Dalla musica dub poi abbiamo tanti altri sottogeneri, tipo il trip hop, la dubstep, la jungle, la drum and bass, hanno tutte la stessa radice. L'impronta dub di Sanacore lo rende un disco estremamente godibile, fruibile, da sottofondo. È un disco che ti tiene compagnia, anche perché per i non napoletani è piuttosto complicato riuscire a comprendere tutti i testi. Testi che peraltro sono riportati all'interno, con anche la spiegazione di alcune parole altrimenti non comprensibili. A questo punto vi lascio con una canzone, una sola perla, perché sennò i video durano troppo. Abbiamo messo sul piatto quindi il secondo vinile, quello arancione, il primo brano lato C, Nun te scurdà, la quintessenza della napoletanità. Non descurdo perché sta vita se ne va. Non descurdo.